Problema numero 21, Amaldi, pagina 253. In una navicella spaziale in assenza di gravità terrestre. Due palline di ferro uguali, inizialmente ferme, di questo raggio 2,5 cm, si attraggono con questa forza. Quindi sentono la forza di gravità, ma non quella terrestre. Sentono ciascuna la forza di gravità dell'altra. Come se ciascuna pallina fosse un punto, con tutta la massa concentrata nel centro. Palline di ferro, la densità del ferro è questo valore qua. Allora, tre domande: la massa delle palline, la distanza iniziale e la loro velocità al momento del contatto. A me il risultato della velocità finale viene leggermente diverso, 1,9 anziché 1,8 per 10 alla meno 5 metri al secondo. Questa è la situazione, le palline inizialmente a una certa distanza R da trovare. Qui ci sono i dati, il raggio di ciascuna pallina, la forza di gravità, nano newton 10 alla meno 9 e la densità del ferro. La forza di gravità tra le palline è G per il prodotto delle due masse, quindi m al quadrato, diviso la distanza al quadrato tra le due, tra i due centri principalmente. Dobbiamo trovare questa distanza tra i centri, formula inversa, e questa è la formula inversa. Bisogna però calcolare prima la massa di ciascuna pallina. La calcoliamo come densità per volume, il volume di una sfera è 4 terzi pi greco il raggio della sfera al cubo, quindi questa è la densità del ferro e questo è il volume di ciascuna pallina, 4 terzi pi greco, 2,5 cm al cubo. Sono 517 grammi, circa mezzo chilo. Quindi andiamo a sostituire questo mezzo chilo nella formula di prima per trovare la distanza iniziale fra i centri delle palline. E quindi la radice quadrata, questa è G e questa è la forza di gravità, 10 alla meno 9 newton. Fatte tutte le semplificazioni, rimane il risultato in metri e viene una distanza di 10,9 cm. Viene metri il risultato perché i newton si semplificano, il chilogrammo quadrato sotto radice esce fuori, si va a semplificare con quest'altro chilogrammo, rimane metri quadrati sotto radice, quindi metri. Abbiamo quindi risposto alle prime due domande, la massa delle palline, poco più di mezzo chilo, e la distanza iniziale tra i loro centri. L'ultima domanda è con quale velocità arrivano a toccarsi. Infatti le due palline si attraggono, all'inizio stanno ferme e quindi all'inizio hanno soltanto energia potenziale gravitazionale. Poi, durante l'avvicinamento, trasformano progressivamente questa energia potenziale gravitazionale in energia cinetica. L'energia meccanica, che è la somma di potenziale gravitazionale e cinetica, si conserva perché non c'è attrito durante l'avvicinamento. Tuttavia, non tutta l'energia potenziale gravitazionale all'inizio viene trasformata in energia cinetica. Infatti, le due palline, quando giungono a toccarsi, in realtà si toccano le superfici, ma i centri rimangono comunque distanziati di una distanza pari a due volte il raggio, quindi i due raggi. Quindi rimangono comunque distanziate di 2R, cioè di 5 cm. Questo vuol dire che c'è energia potenziale gravitazionale anche alla fine, quindi la conservazione dell'energia meccanica ci dice che l'energia meccanica all'inizio è tutta potenziale gravitazionale, l'energia meccanica alla fine, al momento del contatto, è sia potenziale gravitazionale che cinetica. La nostra incognita è l'energia cinetica finale, quindi la ricaviamo con la formula inversa, portando l'energia gravitazionale finale B da quest'altra parte. Quindi abbiamo energia cinetica finale, energia gravitazionale in A meno in B. Ma la formula dell'energia potenziale gravitazionale tra due masse è meno G, il prodotto delle masse, diviso la distanza. Quindi meno G m al quadrato, prima devo mettere la distanza iniziale, poi per calcolare UG finale devo mettere la distanza finale. E qui cambia anche il segno perché è meno una cosa già negativa, quindi più. Mettendo in evidenza Gm alla seconda abbiamo 1 su Rb meno 1 su Ra. E questa è l'energia cinetica finale, però attenzione che l'energia cinetica finale è due volte l'energia cinetica di ciascuna pallina, perché ciascuna pallina ha la sua energia cinetica un mezzo mv alla seconda. Devo moltiplicare per 2 perché entrambe le palline hanno la stessa energia cinetica. Perciò abbiamo l'uguaglianza tra l'energia cinetica finale e questa quantità che abbiamo calcolato prima. Dobbiamo fare la formula inversa per trovare la velocità B, la velocità finale di ciascuna pallina. Quindi la radice quadrata di Gm per questa parentesi. Infatti qui si semplifica il 2 e una massa si è semplificata prima. Quindi questa è la formula inversa, andiamo a sostituire i numeri.
Quindi la radice di questa è la costante g, questa è la massa di ciascuna pallina e questa è la differenza tra i reciproci delle distanze. Quindi all'inizio la distanza era 5 centimetri, quindi devo fare il reciproco di 5 centimetri, 0,05 metri, meno il reciproco della distanza iniziale, 0,109 metri. Svolgendo i calcoli, il risultato è 1,9 per 10 alla meno 5 metri al secondo, che è comunque una velocità molto bassa perché la forza di gravità tra le due palline è molto debole e quindi alla fine, quando giungono a toccarsi, vanno comunque molto piano. Vediamo l'unità di misura che porta metri al secondo. Infatti, sotto radice abbiamo intanto, un metro si semplifica e anche un chilogrammo, quindi rimane newton per metri fratto chili. Al posto di newton scriviamo chilogrammi metri al secondo quadrato, per metri fratto chili lo ricopiamo e si semplifica chili, rimane metri quadrati, secondi quadrati, quindi metri al secondo.